Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di politica e parliamo delle elezioni regionali che ci saranno in Puglia a primavera, in primavera a maggio, l'ultima settimana, l'ultima domenica di maggio si voterà in 6 regioni contemporaneamente. Lui è ex magistrato con pistola e dice la portavano tutti, anche caro figlio, sessantenne e teorico del populismo istituzionale, e lui ha sempre detto: non voglio sapere da dove vieni, ma dove andiamo insieme. Ed è il presidente della regione Puglia dal giugno del 2015. Gira con la pistola in quanto ex magistrato, quindi lui è stato per 10 anni il sindaco di Bari ed è presidente della regione Puglia da 5 anni, fine del mandato. È un sindaco decisamente mediatico che si vestì da sceriffo, da spaghetti western, per sottolineare l'indole ordine e disciplina, mentre poi da dirigente del Partito Democratico, ai tempi che Bersani fece la scissione, si esibì in un triplo passo resto, esco, resto, no? Con una piroetta estiva si ruppe un tendine accennando un saltello tarantolato. Quindi concede a tutti il numero del suo cellulare e in primavera si ricandida a guidare la regione. Intanto però in questa tornata elettorale Renzi e Calenda sono in prima fila contro di lui, e poi c'è il forte centrodestra, e quindi c'è una forte opposizione a Emiliano e alla sua ricandidatura. E la bella nuova che il ministro dell'agricoltura di Italia Viva, di Matteo Renzi, aveva detto: quando diciamo no a Emiliano, diciamo no alla demagogia, no al trasformismo e no al peggior notabilato meridionale. Così la platea applaude, però Emiliano risponde che la Bellanova era un pilastro del dalemismo. Ora è passata con Renzi, lui comincia con gli slogan e ha bisogno di puntare un nemico, ma non credo abbia capito il sistema pugliese. Intanto il governatore pugliese Emiliano ha vinto le primarie del PD. Lo rimproverano spesso Emiliano di dare posti di comando nelle partecipate, nelle aziende partecipate dello Stato, anche a esponenti che sono di partiti lontani dal suo, e poi lo rimproverano appunto di questa sorta di disinvoltura. Lui risponde che sono critiche disperate, dice: io ho un metodo democratico dal basso rodato negli anni, ho lavorato per istituzionalizzare il populismo, raccolgo le istanze dei cittadini e le porto nel programma, e per questo si può incontrare immedesimazione anche da parte di persone con storie politiche diverse. Il mio metodo è sempre stato un non voglio sapere da dove vieni, ma dove andiamo insieme. Quindi diciamo che è un politico, sì, di sinistra, ma trasversale, nel senso che lui dice: io appartengo a quest'area politica, però a me non interessa tu da dove vieni, se l'idea è interessante o comunque dici qualcosa che si può realizzare, facciamolo, senza pensare è di centrodestra, è di centrosinistra, è della Lega e del PD. Certo, e questo si denota comunque un atteggiamento abbastanza intelligente di questo politico, perché molte persone vanno avanti con il paraocchi. Dico, faccio solo e guardo solo quello che fa il mio partito, e chiunque non è del partito sbaglia a priori. Quello è il simbolo, quello di scarsa intelligenza, mentre questo politico sembrerebbe comunque essere un tipo abbastanza diverso. Intanto chi è contro di lui, i suoi detrattori raccontano che lui è anche dalla parte del sindaco di Nardò, Pippi Mellone, che è destra in purezza, o pura destra. Ma lui dice: non escludo che sia innamorato del mio metodo anche chi ha una sensibilità lontana dalla mia. Quindi lui dice apertamente: mi apprezzano anche persone
sono fuori dalla mia area politica. Adesso uno che si veste da sceriffo, ordine e disciplina, sicuramente non attira le simpatie di persone di sinistra, ma probabilmente più simpatie arrivano da destra. Lui dice che potrebbe raccogliere anche nella sua coalizione anche persone che vengono dal partito di Calenda e di Renzi. Dice proprio: certo, sono disponibile, non sarò mai io a dire voi no. L'importante è condividere il programma e il processo dal basso con cui viene realizzato. Quindi lui dice: l'importante è il programma, poi tu puoi essere di qualunque partito, non mi interessa. Se condividi il mio programma, la mia idea è quello. Beh, abbastanza comunque intelligente come cosa. Poi dice: Renzi prima o poi troverà qualcuno che gli vuole bene, che lo salvi dall'autolesionismo. È un giovane brillante, vederlo autodistruggersi è uno spreco. Ma Calenda sostiene che lui sia il peggior governatore d'Italia. Dice: abbiamo sempre avuto idee molto diverse sull'Ilva. Da anni cerca di ridicolizzarmi perché sostengo la decarbonizzazione. Ora mi pare che anche il governo Conte bis sia sulla mia stessa linea. In effetti, la decarbonizzazione è quello giusto, certo che porta ovviamente meno lavoro, perché l'Ilva diventerebbe meno obsoleta, avrebbe comunque i forni elettrici portano a meno lavoratori. Forse è questo perché che Calenda non condivide di quello che dice il presidente della regione Puglia: la decarbonizzazione porta a un incremento della produttività e una diminuzione dei lavori necessari per ogni milione di tonnellata di acciaio prodotto. E poi gli chiedono: ma lei qualche anno fa definì il suo rapporto con Renzi, dice, per me è stato come Napoleone per Beethoven, da dove nascono le attuali durezze? E lui dice: da quando Renzi andò a Palazzo Chigi, all'inizio lo sostenni, ma poi arrivarono le prime riforme e cominciai a criticare la buona scuola. E conservo ancora un SMS, doveva venire a Bari al mio fianco in campagna elettorale, mi scrisse: visto la tua posizione, non vengo più. Su quello che sta facendo adesso Renzi nel governo, non si sa, per farlo cadere, lui risponde: Renzi prima o poi troverà qualcuno che gli vuole bene e che lo salvi dal suo autolesionismo. È un giovane brillante, vederlo autodistruggersi è uno spreco. Beh, in effetti, se stava comunque nel PD, era dentro un partito da 21%, adesso facendo la scissione, quello che dice il governatore è l'autodistruggersi sarebbe comunque essere tagliato fuori dalla politica, perché con un 3% o 4% è proprio a rischio che la sua carriera politica finisca o subisca comunque una pausa gigantesca. Sembrerebbe che lui sia un filogrillino, che in un certo modo un qualcosa dei grillini lo condivide, e lui è sempre stato uno di quelli che ha voluto aprire ai 5 Stelle, anche se dai 5 Stelle ha ricevuto solo e molte critiche. E su Conte e Zingaretti dice: sono fondamentali, ho dato il mio contributo per far sì che si conoscessero mettendoli in contatto. E lui dice: ma i miei rapporti con Conte mi piace molto, è superiore per definizione in quanto pugliese. E poi ride, no? Dice lui e Nicola Zingaretti sono riferimenti fondamentali. Ho dato anche un mio contributo affinché si conoscessero, mettendoli in contatto telefonico. Conte ha vissuto un'avventura simile alla mia, ma lui dalla società civile è arrivato a Palazzo Chigi, quindi è direttamente senza partito, senza gavetta in politica, è arrivato alla presidenza del Consiglio, no? E poi il giornalista gli chiede: ma lei era magistrato, è vero che la prima proposta di candidarsi a sindaco le venne dalla destra? C'è un sito web locale, Azienda Bari, aveva fatto un sondaggio e intorno al mio nome era esploso un incredibile consenso popolare. Salvatore Tatarella e Nino Marmo erano colonne del movimento sociale pugliese. Dice: chiesero a mio padre, uomo di destra, con simpatie almirantiane, di potermi incontrare, come si fa per i matrimoni, no? E ride. E poi dice che li ha incontrati a casa dei suoi genitori, e poi gli spiegai che sono di sinistra e non posso salire su un palco con Silvio Berlusconi che attacca i magistrati, visto che sono ed ero un pubblico ministero antimafia.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, nella quale potete trovare tutti gli stessi sondaggi, tutti gli stessi video che ci sono su YouTube, che potete assolutamente condividere con chiunque. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.